E buonasera a tutti dal TG di Contropiano. Allora, oggi parleremo del 25 aprile, come il 25 aprile vorrebbe festeggiare la giornata della liberazione, che sarà domani, e quali sono i valori e i principi che la narrazione dominante attuale vorrebbe offuscare. Quali sono, se il problema, se abbiamo effettivamente le carte in regola per affrontare la fase 2 e se le misure di contenimento sono adatte? Parleremo anche della crisi del teatro nel coronavirus, ne parleremo con un'intervista di Vincenzo Morvillo a Lello Serao, presidente arte CAGIS. Parleremo della pandemia globale e del successo del Vietnam, parleremo di come il Portogallo ha affrontato il lockdown, del revisionismo storico a est e dei monumenti della liberazione che sono stati abbattuti. E finiremo invece con un omaggio per la giornata della liberazione. Ma passiamo subito al primo servizio di Sergio Cararo. Domani è 25 aprile, in questo 25 aprile di quarantena, di restrizioni, di enormi difficoltà sociali per milioni di persone, ovunque e comunque sarà possibile, si prenderà parola e iniziativa per riaffermare valori e principi che la narrazione dominante vorrebbe offuscare o addirittura stravolgere per imporre una visione di società che rigettiamo completamente. In primo luogo l'antifascismo per noi non sarà mai una retorica da rendere innocua. C'è chi ci invita a cantare insieme l'inno del Piave e Bella Ciao per veicolare una melmosa unità nazionale che mette insieme interessi e prospettive antagoniste tra loro, per annullare ogni capacità critica di tenere ben separate due cose molto diverse. Il grande massacro della Prima Guerra Mondiale non ha nulla a che vedere con la lotta di liberazione. Non lo aveva negli obiettivi che perseguivano, né nelle forze che le hanno animate. In secondo luogo, questo 25 aprile del 2020 avviene in un contesto di restrizioni forzate che hanno approfittato della pandemia per sperimentare forme di autoritarismo e lasciare spazio di discrezionalità ad abusi di potere verso le persone fermate fuori dalle loro case. Delle 340.000 denunce e sanzioni per violazione delle restrizioni dall'11 marzo al 20 aprile, ben poche sono verso aziende che non hanno rispettato le restrizioni, mentre la maggior parte sono state comminate verso singole persone per strada, additate come il nemico a portata di mano, da dare in pasto alla paura e al risentimento di una società immobilizzata dalla quarantena. Infine, e non certo per importanza, riaffermiamo anche in questo 25 aprile il nostro antagonismo a chi, come la Confindustria, la classe politica d'essa subalterna, hanno agito e cercato ripetutamente di mettere al primo posto le ragioni del profitto privato rispetto alla salute e alla sicurezza collettiva dei lavoratori e dei loro familiari. Lavoratrici e lavoratori sono stati e rischiano di essere ancora una volta la carne da macello da gettare in questa guerra nelle fabbriche, negli ospedali, nei magazzini, esattamente come i soldati semplici mandati al macello nelle trincee. Ed è importante ricordare a chi ci invita a mettere sullo stesso piano la linea del Piave con la resistenza antifascista, che nella Prima Guerra Mondiale i soldati in rotta da Caporetto trovarono gli ufficiali carabinieri pronti a decimarli. Quelli russi trovarono i rivoluzionari che in nome di pace e pane cominciarono a trasformare il mondo. Vogliamo dire anche oggi, come è stato efficacemente sintetizzato in un post di Potere al Popolo circolato oggi in rete, che la festa del 25 aprile è divisiva solo per i fascisti, per tutti gli altri continua ad essere una giornata che celebra la liberazione dal nazifascismo e la resistenza come fattore decisivo per ottenerla. Domani, 25 aprile, celebreremo con ogni mezzo possibile la giornata della resistenza e della liberazione, anche all'aperto, davanti alle lapidi e ai monumenti alla resistenza disseminati nel nostro paese, senza fare sconto alla retorica dell'unità nazionale, né a chi pensa che la vita delle persone sia sempre un accettabile costo da pagare in nome dei benefici da ottenere. Linea alla regia. E grazie Sergio. Il prossimo articolo invece si pone una domanda principalmente. Davvero abbiamo le carte in regola per procedere alla fase 2?
Lascio la parola a Francesco Piccioni. Buonasera. Un confronto proprio statistico, matematico, realizzato da Silvia Di Fonso, che è una scienziata, permette di confrontare tra diversi paesi del mondo i risultati delle politiche di contenimento e dell'adeguatezza dei sistemi sanitari. Gli indicatori sono facilmente reperibili dai dati ufficiali e queste misure non risulta proprio che siano state efficaci nello stesso modo in tutto il mondo. In Italia, anche in regioni dove l'incidenza del Covid-19 è bassa, il sistema sanitario non consente di raggiungere i bassi livelli di letalità riscontrati in altri paesi. Da questo confronto, dunque, la fase 2 ha tutte le caratteristiche di un salto nel buio, perché è vero, all'inizio le epidemie tutte avvengono con contagi sporadici e casuali, ma dopo poco tempo la crescita dei contagi segue un andamento di tipo esponenziale. Senza le misure di contenimento, il tempo di raddoppiamento del numero dei contagi è di pochi giorni e rimane costante. Se la politica di contenimento è buona, questa velocità ovviamente, cioè la crescita diventa molto più lenta nel tempo. In questo caso, sia la Cina che la Corea del Nord, si vede al grafico 1, hanno agito in modo molto efficace, pianificando politiche di contenimento in modo nettamente superiore a quella di tutti gli altri paesi. Questo permette di fare alcune deduzioni sulla base dei numeri, non sulla base delle chiacchiere, che il modello cinese e quello coreano del sud, quindi un paese capitalista normale, sono stati i migliori del panorama mondiale per l'importanza di una pianificazione collettiva dei comportamenti, la diffusione capillare dei test diagnostici e di sistemi di identificazione e tracciamento dei malati e dei contatti che hanno avuto. Sul versante opposto, il nostro è stato un contenimento molto per modo di dire. L'Istat per il solo settore privato ci dice che in Italia solo il 49% delle imprese sono rimaste ferme, per un totale di 7,4 milioni di persone. Invece 9,3 milioni di lavoratori hanno continuato a lavorare normalmente tutti i giorni. E dunque, quando ci si chiede perché così tanti morti in Italia e perché soprattutto in Lombardia, dove con 10 milioni e mezzo di abitanti i morti ufficiali sono stati 13 ogni 10.000 abitanti, circa il 50% del totale dei morti in Italia. E questa letalità è continuata ad essere alta ancora oggi, oltre 400 morti, e nessuno ci spiega il perché. Una risposta parziale può venire dal rapporto tra il numero dei casi di contagio e il numero dei posti letto negli ospedali pubblici. E in questo caso vediamo che in tutte le regioni italiane questo rapporto è molto alto, anche laddove il contagio in realtà è basso, per esempio nelle regioni del sud, perché il sistema sanitario è, diciamo, stato distrutto molto più che non nelle regioni del nord. L'Italia si guarisce anche meno da Covid-19, anche nelle zone dove il contagio non è stato particolarmente alto. E invece la letalità, cioè l'indice di mortalità, è elevatissima, specie in Lombardia dove si arriva a un drammatico 18% dei contagiati che muore. Il nostro sistema sanitario è dunque in forte sofferenza e se guardiamo il sistema unicamente dal punto di vista della salute umana, la scelta di riaprire il paese, seppur gradualmente, risulta molto prematura rispetto ad altri paesi. Non ci possiamo di permettere di rivedere per la seconda volta lo stesso film, anche perché, forse non si è capito, non è affatto un film. Con questo, linea alla regia e buonasera. Grazie Francesco. Allora, invece adesso manderemo un servizio, un'intervista fatta da Vincenzo Morvillo a Lello Serao, che è il presidente di Arte Cagis, che parla un attimo di quella che è la crisi nel mondo del teatro. Buonasera, siamo qui con Lello Serao, presidente Arte Cagis Campania, per parlare di uno dei settori più colpiti dalla crisi del coronavirus e dal lockdown, il comparto cultura e nello specifico cinema e spettacolo dal vivo. Caro Lello, con cinema e teatri che riapriranno molto probabilmente a gennaio 2021, se tutto va bene, le conseguenze per i lavoratori dello spettacolo rischiano di essere veramente drammatiche. Puoi dirci come state vivendo questo momento? Grazie Vincenzo intanto per l'invito. Ti dico rapidamente che i lavoratori e le imprese in questo momento stanno in forte sofferenza. Stiamo vivendo un momento di veramente di grande drammaticità.
perché le prospettive sono lunghe, perché non ci sono certezze sui tempi e sui modi in cui potremo uscire da questa crisi. Intanto però come associazione di categoria ci siamo mossi immediatamente per indicare una strada possibile, abbiamo anche avanzato una piattaforma di richiesta alla Regione Campania, che è il nostro interlocutore primario, in cui chiediamo il finanziamento della legge 6 in maniera adeguata, portandola dagli attuali 10 milioni a 20 milioni di euro per il 2020 e per il 2021, per far fronte a tutta una serie di situazioni che, come dire, di mancati incassi, di spese che comunque abbiamo dovuto sostenere e che continueremo a sostenere, e anche per il reintegro del personale che abbiamo messo o in cassa integrazione o in sospensione a partire dal 23 febbraio. Abbiamo chiesto un piano di intervento straordinario alla Regione di 10 milioni di euro per far fronte alle sanificazioni e a tutte le iniziative che possono essere previste per la ripresa, compreso i dispositivi di protezione individuale, ma anche una base di risorse per finanziare quei soggetti che non rientrano all'interno della legge 6 e per evitare che ci sia un processo di desertificazione da qui ai prossimi anni. Abbiamo chiesto anche un reddito di garanzia per i lavoratori che potrebbero restare al di fuori di questo sistema di recupero del personale, magari quelli non agganciati direttamente alle aziende o comunque i casi isolati, perché ci rendiamo conto che molti sono fermi e che in molte famiglie addirittura due che fanno lo stesso mestiere portano a casa zero in questo momento. Le proposte che stanno venendo fuori sono state condivise con i sindacati e anche con altre piattaforme nazionali. E la cosa importante è che in questo momento stiamo comunque guardando al futuro. Certo, non ci interessano prospettive come quelle del teatro in televisione, perché sono prospettive vecchie, poco significative e non adeguate alla risposta che invece in questo momento abbiamo bisogno. Va bene, ti ringraziamo Lello. Lina alla regia. Ringraziamo Vincenzo Morvillo per l'intervista che ha fatto e adesso invece ci spostiamo un po' più sull'internazionale, ci spostiamo precisamente in Vietnam e lo facciamo con Giacomo Marchetti. Buonasera a tutti, sì, il Vietnam è un caso più unico che raro nel panorama della gestione del coronavirus, infatti è l'unico paese che non ha conosciuto decessi così come il Laos e la Cambogia, altri paesi del sud-est asiatico. E la performance positiva del Vietnam, che ha attualmente solo 270 contagiati, di cui la maggior parte guariti, non è l'unico aspetto positivo della gestione, perché questo paese ha inviato varie attrezzature di tipo medico Scusate, stiamo avendo un problema audio. Scusate un attimo, scusate. Scusa Giacomo. Ok, ce l'abbiamo di nuovo collegato. Scusa Giacomo, avevamo avuto un problema audio, ti ridò subito la parola. Dicevo che appunto virtuoso nella gestione interna e virtuoso nella solidarietà internazionale. Il Vietnam era stato un paese che tra i primi aveva sconfitto la prima pandemia di questo secolo, la SARS, nel 2003, anche quando era relativamente più povero. Quali sono state, diciamo così, gli ingredienti che hanno permesso questa formula efficace di contenimento del virus? Beh, prima di tutto la leadership socialista dello Stato. Poi gli intermedi che vertebrano tutta la società vietnamita è uno spirito abbastanza indomito della sua Vietnam ha reagito subito, ha elaborato preventivamente un piano già dal primo manifestarsi del contagio in Cina a inizio gennaio, a inizio febbraio ha chiuso i collegamenti con la Cina aerei, e non fatto rientrare i propri studenti dopo le vacanze del periodo dell'inizio
dell'anno che si festeggia a gennaio in rispetto a riuscire a isolare coloro che sono stati contagiati e tracciarne i contatti. A differenza, per esempio, della Corea del Sud, ha svolto molto meno test in un primo momento, quantomeno, perché aveva meno risorse. In realtà la scienza vietnamita, attraverso la sua università, ha reso possibile l'uso di un test che costava $15, anche se gratuito, alla popolazione, in grado di dare risultati in un'ora, che adesso è venduto a più di 20 paesi. In più, i vietnamiti sono stati messi nelle condizioni che, nonostante le condizioni molto strette dove è stata applicata la quarantena, lo Stato pensava al rifornimento del cibo e alle cure mediche. Il governo vietnamita poi ha varato un pacchetto affinché non ci siano conseguenze economiche per il periodo del coronavirus, né i lavoratori né per quanto riguarda le aziende. Addirittura un ex diplomatico francese ha dovuto ammettere la superiorità nell'affrontare la pandemia da parte del paese vietnamita. Ci pare una strana nemesi della storia che i paesi che hanno cercato di piegare il Vietnam uscendo sconfitti, la Francia piuttosto che il Giappone o gli Stati Uniti, adesso hanno tutto da imparare da questo indomito popolo che si è mosso sulle tracce di Ho Chi Minh e di Giap per sconfiggere quella che il primo ministro ha chiamato nuova campagna di primavera. A voi la regia. Grazie mille, Giacomo. Adesso ci spostiamo invece in un paese che, come noi, domani festeggerà comunque sia il giorno della liberazione dal fascismo. Ci spostiamo appunto in Portogallo. Lascio la parola a Chiara Ferronato. Sì, grazie Lorenzo, buonasera a tutti e a tutti. Sì, allora il Portogallo, altro caso, unico paese a guida socialista in Europa che ha affrontato e sta affrontando la pandemia in modo egregio. Ricordiamo, il Portogallo tra l'altro è un paese con una percentuale di popolazione anziana molto elevata ed è anche uno dei paesi in Europa con il peggior sistema sanitario. Pensate, solo 4 letti di terapia intensiva ogni 100 abitanti. In Germania, per fare un paragone, ce ne sono 30. Il coronavirus in Portogallo è arrivato tardi rispetto ad altri paesi, ma il governo è stato in grado di reagire in modo tempestivo e in modo anche molto efficiente. I primi casi si registrano il 2 marzo in Portogallo. Il 4 marzo, con soltanto 245 contagiati, il governo ha chiuso le scuole subito. La Spagna ha aspettato che i casi fossero saliti a più di 2.000. In Italia le scuole sono state chiuse a fronte di 2.500 contagiati. Il lockdown è avvenuto praticamente subito. Il 18 marzo in Portogallo si dichiarava il lockdown con meno di 500 contagiati. La Spagna aspettò che il numero di casi positivi al coronavirus fossero 5.000. In Italia abbiamo aspettato 9.000 casi prima di fare il lockdown. E poi la modalità con cui è stata gestita, insomma, questo periodo. La polizia in Portogallo è stata incaricata di distribuire beni alimentari, non come qui, dove le forze dell'ordine sono per lo più impegnate a multare, a fare controlli e a controllare gli spostamenti. I migranti sono stati tutti regolarizzati fino a luglio per poter dare loro la possibilità di accedere al sistema sanitario, di poter godere dei diritti minimi per la tutela della propria salute. E la pressione delle carceri, che è stata fin da subito allentata, soprattutto per i reati minori. A meno di 2 mesi dal lockdown, in Portogallo oggi si registrano poco più di 20.000 casi e meno di 1.000 morti, per cui è una gestione che tutto sommato ha portato, appunto, è stata efficiente ed è riuscita a trattenere l'urto, appunto, di questa pandemia. La dichiarazione del premier socialista, del premier Costa, invece rispetto alla possibile riapertura che si sta valutando, è molto scettico, al contrario invece di quanto succede in molti paesi dell'Unione Europea. Se lo facessimo, ha dichiarato Costa, il rischio di contaminazione crescerebbe.
E poi lancia una frecciatina ad altri, all'Unione Europea e ad altri governi che agiscono in modo completamente diverso e che rincorrono appunto alla riapertura, corrono verso la riapertura. Dice: i politici devono prendersi cura della popolazione, non far sì che i loro desideri prevalgano sulle raccomandazioni degli scienziati. Ecco, questo è un esempio in cui, che riportiamo perché appunto le scelte politiche di come è stata gestita la crisi, dei modi e dei tempi e nelle priorità appunto con cui è stata gestita, hanno sicuramente fatto il Portogallo l'unico paese ad oggi in Europa in grado di reggere in modo efficace l'urto di questa pandemia. Con questo ritorno alla linea della regia, vi auguro buon 25 aprile a tutti. Grazie Chiara. Diciamo che non ci sono più scuse, anche quando si hanno degli esempi pratici rispetto a come affrontare effettivamente questa situazione di virus. E invece ci spostiamo più a est e parliamo di quello che è stato l'abbattimento dei monumenti della liberazione nell'est Europa, e ne parliamo con Alessio Ramaccioni. Sì, buonasera a tutti, scusate se era un attimo bloccato il collegamento. Buonasera a tutti. Praga ha rimosso il monumento Ivan Koniev, la recente rimozione del monumento al maresciallo sovietico Koniev, che è il liberatore della città nel 1945, che avviene proprio alla vigilia del 75esimo anniversario della vittoria sul nazismo, offre lo spunto per riflettere sul tema dell'atteggiamento di varie capitali europee, dell'est Europa in particolare, nei confronti della storia. In due parole, il merito di Koniev, alcuni suoi reparti del primo fronte ucraino al suo comando avevano ad esempio liberato il campo di Auschwitz, nei confronti di Praga fu quello di averne impedito la distruzione da parte delle truppe naziste. Oggi, come avviene da tante parti, no? Si tenta di presentare la liberazione di Praga come opera di piccoli gruppi di insorti malarmati e dei collaborazionisti russi del generale Andrei Vlaslov. I vlasovisti, per chi non lo sapesse, erano traditori dell'Unione Sovietica che poi, tradendo a loro volta i tedeschi, cercavano il perdono di Stalin. In realtà essi avrebbero potuto fare ben poco contro i nazisti, forti di quasi un milione di uomini a Praga. Grazie alle truppe di Koniev, invece, la Praga, appunto, l'ultima capitale d'Europa liberata, rimase intatta. Nel 1980 i praghesi ressero un monumento a Koniev, e se un monumento è difficile da demolire, come scriveva Alexander Sefnev lo scorso 8 aprile, entrano in azione i vandali, ad esempio, che lo sporcano di vernice, che non vengono mai arrestati perché le loro azioni fanno comodo alle autorità. Sporcano di vernice, così poi le autorità ricoprono con un telo il monumento e il problema è risolto. Oppure c'è un altro modo per destrutturare il significato di un monumento, è quello di apporvi targhe con informazioni sbagliate, informazioni revisioniste. Ad esempio Koniev era definito soffocatore della rivoluzione ungherese del 56 e uno di coloro che repressero la primavera di Praga. È interessante per inquadrare meglio questo atteggiamento di tante repubbliche ex sovietiche o comunque che facevano parte del patto di Varsavia, è interessante spiegarlo attraverso le parole di Andrei Kocetov, una firma che conosciamo molto bene anche noi lettori di Contropiano. Negli ultimi anni un'epidemia di disattenzione si è diffusa fra le elite pro-governative dei paesi dell'Europa orientale, un'epidemia di amnesia storica. Già da molto tempo i paesi baltici hanno trasformato l'odio per il proprio passato sovietico in una merce di scambio, per la quale la vecchia Europa ha pagato molto generosamente e continua a versare i famosi 30 pezzi d'argento ai governi di quei paesi. Bulgaria e Polonia sono state colpite da questa malattia relativamente di recente, abbiamo seguito tutti la massiccia demolizione di monumenti, è stato questo il risultato del lungo e minuzioso lavoro della propaganda occidentale, volta a cancellare completamente dalla memoria degli uomini le gesta del soldato sovietico. È un metodo che conosciamo bene in Italia, è quello che viene applicato sempre più spesso nei confronti della resistenza partigiana, ecco perché insomma domani 25 aprile è importante esserci, essere presente, ricordare il significato. Alla regia. Grazie Alessio, questo era il nostro ultimo servizio, ma prima di lasciarci volevamo augurarvi per domani, visto che domani non andremo in onda, volevamo augurarvi di passare al meglio possibile la festa della liberazione e comunque sia di commemorarla nella maniera più giusta.
Vi ricordo che ci collegheremo dalla settimana prossima, sempre da lunedì a venerdì alle 19.30 sulla pagina Facebook di contropiano.org. Buona serata e buon 25 aprile a tutti. Thank you.